La partnership tra Aruba e VMware è una partnership consolidata di ormai 15 anni di lavoro insieme. Aruba fa un grande lavoro, diciamo, nel promuovere l'innovazione e nel guidare molte aziende italiane verso la digital transformation e noi accompagniamo, diciamo, questo viaggio con le nostre tecnologie e partecipando a eventi come questo dove c'è un'opportunità di scambio tra pari, tra professionisti dell'IT e l'opportunità appunto di scambiarsi idee, punti di vista e di fare della vera educazione sulla digital transformation. La più grande sfida è che la digital transformation non è come l'adozione di una tecnologia, che quindi adotto o non adotto, ma è piuttosto il risultato di un processo che richiede parecchie competenze e competenze trasversali. Parlo di competenze tecnologiche, di competenze culturali e di competenze nella trasformazione, diciamo, dell'organizzazione aziendale. Il risultato di una digital transformation di successo dovrebbe essere o l'accelerazione del business o l'efficientamento del business oppure la capacità di aprire nuovi fronti di business che portino l'azienda a essere più competitiva. E questo si fa inizialmente, dal mio punto di vista, facendo capire che è una necessità imprescindibile nel mondo di oggi saper innovare, altrimenti si viene in qualche modo marginalizzati. E poi la si sviluppa aprendo, diciamo, a tutti i livelli dell'azienda la possibilità di contribuire a questo percorso di innovazione. Per esempio, ho visto delle aziende che prendono, non so, i millennials cosiddetti o comunque i nuovi assunti giovani per far spiegare al management cosa dovrebbero fare, proprio perché loro portano il punto di vista di una generazione che sarà quella che acquisterà i prodotti tra poco tempo. No? Quindi questo cambiamento davvero culturale. E poi ovviamente l'organizzazione deve seguire, perché non posso approcciare un mondo diverso con un'organizzazione, diciamo, del passato. Il tema del FinOps è diventato un tema molto forte negli ultimi tempi per un discorso, perché è il risultato della trasformazione che è in atto dal punto di vista tecnologico. Quindi si è passato da un mondo di acquisto di beni a un mondo dove vengono consumati dei servizi. Consumare dei servizi cambia molto, cambia sia nella fase di approvvigionamento che anche nella fase, se vogliamo chiamarla così, di rendicontazione. Perché l'approvvigionamento vuol dire che io ho un canale costantemente aperto con il fornitore e basta che io chieda e consumo. E quindi non ho bisogno di contrattualistica, di pianificazione, eccetera, e quindi è molto più facile consumare. Dall'altro lato, se questo mi permette di muovermi con maggiore agilità come azienda, dall'altro lato crea delle sfide in termini di previsione dei costi e di controllo dei costi e anche di visibilità su quanto questi eventuali costi aggiuntivi stiano effettivamente ribaltandosi in business aggiuntivo e in vantaggio per l'azienda. Quindi sono nati tutta una serie di tool, di strumenti, di dashboard che aiutano diversi livelli aziendali ad avere questa comprensione, questa visibilità, proprio per poter governare a tutti gli effetti questo nuovo mondo basato sulla subscription, basato sul consumo di servizi.